Siamo alla nuova stagione. Siamo alla nuova stagione e per il titolo inaugurale La Scala e gli amici della Scala hanno invitato un giornalista famosissimo, Enrico Girardi, che voi sicuramente leggerete sul Corriere della Sera per quanto riguarda la critica musicale. Girardi è molto noto per la guida all'opera che ha fatto per Feltrinelli, oltre che come giornalista, però bisogna anche ricordare che ha anche al suo attivo una carriera didattica estremamente importante per l'Università Cattolica a Milano e a Brescia, dove insegna appunto storia della musica. Girardi è anche noto per aver scritto un importante volume sulla storia dell'opera del Novecento, ma è altrettanto noto per essersi occupato di Verdi nel 2001, nel grosso volume che era stato fatto in occasione del centenario della morte. Lui aveva curato un saggio molto importante sull'interpretazione verdiana al teatro alla Scala e si è anche occupato tra l'altro del pittore Hayek come direttore degli allestimenti scenici alla Scala, quindi non potevamo trovare una persona più indicata per parlarci di questo grande titolo inaugurale, La Traviata di Giuseppe Verdi. Grazie. Buonasera, sono quasi spaventato dalla ampiezza della vostra presenza e molto grato agli amici della Scala che mi hanno invitato in questa occasione. La Traviata è il 18 o il 19, è il numero 18 o il numero 19 del catalogo operistico di Giuseppe Verdi. Il catalogo di Verdi consta di 27 titoli, se contiamo una volta sola i vari rifacimenti, le varie versioni. Consta di 33, se invece le contiamo due volte. Poiché precedentemente a Traviata era nata la prima revisione, cioè la Jerusalem, versione francese dei Lombardi della Prima Crociata, ecco il perché del dubbio se Traviata sia da considerarsi come il 18° o il 19° titolo di questo catalogo. Catalogo che sappiamo essere molto diversificato per una ragione che è uno dei tratti fondamentali della figura di musicista di Giuseppe Verdi. Non credo ci siano tanti altri compositori nella storia della musica. Sul versante strumentale sicuramente c'è Beethoven da questo punto di vista, ma sul versante operistico nessuno, nemmeno Wagner, che presentano nel corso della loro parabola artistica un'evoluzione così ampia, così spiccata, tale per cui è quasi impossibile credere che l'autore di Otello e Falstaff sia lo stesso che anni prima aveva esordito con Oberto e con Un giorno di regno e che aveva colto il primo grande trionfo qui alla Scala con Nabucco nel 1842. Ora, Traviata sappiamo benissimo essere il terzo delle tre tappe che costituiscono la cosiddetta trilogia popolare. La trilogia popolare, con Rigoletto e Trovatore, è un gruppo di opere che hanno, in realtà non sono una trilogia perché sono tre opere molto diverse l'una dall'altra, ma hanno qualche cosa in comune oltre che la vicinanza cronologica e rappresentano il primo passo, diciamo, in avanti dopo quell'ampio periodo di apprendistato che comincia appunto con Oberto e che termina negli anni immediatamente precedenti questo inizio degli anni 50, cioè che termina con le cosiddette opere quarantottesche, con i cosiddetti anni di galera, anni in cui in poco periodo, durante il quale Verdi lavora una media di due titoli all'anno, che è la media opposta di lavoro che invece sosterrà dopo la trilogia popolare, quando più o meno verrà alla luce un titolo ogni due anni e poi ogni tre e poi via, sempre più allargando il campo.
Con la fine di, subito dopo la trilogia popolare, inizia quel periodo, per certi versi meraviglioso e affascinante, che è quello della fase sperimentale del catalogo verdiano. Ogni titolo diventa un qualche cosa di nuovo, mette in luce un tipo di ricerca nuova, ora per l'uso dell'orchestra, ora per il tipo di vocalità, ora per il tipo di drammaturgia, e questo spiega anche perché non sarà più possibile che Verdi continuasse a lavorare con quel ritmo sostenutissimo che aveva potuto garantire nei primi anni di lavoro. Arriverà poi agli ultimi esiti, quelli che sappiamo, di Otello e Falstaff. Comincio a dire una cosa: questa fase centrale della cosiddetta trilogia popolare è una fase in cui Verdi ancora rispetta i modelli formali del genere melodrammatico, quali ha ereditati dalla tradizione di Rossini, di Bellini, di Donizetti, di Mercadante, e comincia però a riempirli di contenuti nuovi rispetto a quelli più tradizionali a loro volta delle opere cosiddette di galera, quei contenuti che poi lo porteranno, dai Vespri siciliani in poi, a riformulare completamente la struttura operistica stessa. Ma prima di parlare di questo bisogna fare un passo indietro e bisogna andare a Parigi, dove Alexandre Dumas Junior vive nel 1845 una burrascosa storia d'amore con una nota mantenuta parigina che si chiamava Alphonsine Duplessis, detta però e nota a tutti come Marie. Questa Marie era una fanciulla senz'altro attraente, e nel suo personale catalogo di accompagnatori figurano persone importanti nella vita culturale europea. Basti ricordare Franz Liszt o Théophile Gautier. Nel 1945 incontra Alexandre Dumas e i due danno vita a una appassionata e turbolenta storia d'amore. Turbolenta per il fatto che Alexandre Dumas non può garantire a questa signorina quegli agi, quei lussi, quel tipo di vita alla quale lei, che si è sempre accompagnata al meglio della, diciamo, mondanità parigina del tempo, alla nobiltà o all'alta borghesia del tempo, è abituata. Di qui i problemi, e i problemi di una storia d'amore che termina poco dopo, nel 1847, con una lettera d'addio che Dumas invia a Marie e che forse con poco tatto rende anche nota pubblicandola anni dopo. Mia cara Marie, non sono abbastanza ricco per amarvi come vorrei, né abbastanza povero per essere amato come vorreste voi. Dimentichiamo allora voi un nome che dovrebbe esservi quasi indifferente, io una felicità che è diventata impossibile per me. Non è necessario che vi dica quanto io sia triste, perché già sapete quanto vi ami. Addio dunque. Avete troppo cuore per non comprendere perché vi scriva questa lettera e troppa intelligenza per non potermela perdonare. Siamo in un'epoca in cui contaminare le cose della vita con le cose dell'arte è una pratica costante, comune. È passata quella meravigliosa epoca in cui tra l'artista e la propria opera c'era quel sano distacco che poi ritroveremo in tante cose del Novecento. Dumas, sulla scorta dell'emozione ma anche del livore di questa vicenda così appassionante ma così tragica anche al contempo, deciderà di scrivere un libro. Un libro in cui racconterà anche le faccende e gli episodi della vita di questa Marie successivamente alla storia d'amore con lui. Questa Marie andrà a Londra insieme a un conte che frequentava Parigi già ai tempi della relazione con Dumas. I due si lasciano poco dopo, la malattia fa il suo corso molto rapidamente,
Nel 49 lei fa in tempo a tornare a Parigi, ma per brevissimo tempo, perché poi morirà. Tutto questo diventa per Dumas materia, dicevo, di un romanzo, che è la famosa Dama delle Camelie, che viene pubblicato, Signora delle Camelie, che viene pubblicato nel 1848, il romanzo. Naturalmente non c'è una forma di autobiografismo così marcata. L'autore non scrive, non racconta questa storia in prima persona, anzi immagina di aver incontrato il protagonista di questa vicenda, un certo Armand, che gli ha raccontato questa storia. E nei tanti dettagli di questo racconto ce n'è uno molto importante, che a un certo punto i due discutono e gli occhi di lui, di questo Armand, l'amante di Marie, cadono su un passo di un romanzo di decenni e decenni prima, che è il famoso Histoire de Manon et de Chevalier de Grieux, che era quel romanzo dell'abate Prévost, che certamente, per ovvie ragioni, è un romanzo in cui si parla di una lei, diciamo, priva di morale, incapace di rinunciare agli agi, agli ozi della vita che è abituata a condurre, e che però per questo verrà dapprima imprigionata, poi condannata alla deportazione e finirà i suoi giorni in una landa desolata della Louisiana, dove troverà la morte, se non altro col conforto di quel Chevalier de Grieux che, a differenza di Dumas, aveva pensato di seguirla e di condividere il suo destino, per tragico che fosse. Questo punto del romanzo di Prévost, su cui cade l'occhio del protagonista del romanzo, è il seguente. Ti giuro, è Manon che parla, ti giuro, mio bel cavaliere, che sei l'idolo del mio cuore e che ci sei solo tu al mondo che io posso amare come amo te. Ma non vedi, povero amore mio, che nelle condizioni in cui siamo ridotti la fedeltà sarebbe una sciocca virtù? Credi che si possa essere molto teneri quando manca il pane? La fame mi farà commettere qualche errore fatale. Tra pochi giorni potrei esalare l'ultimo respiro credendo di sospirare per amore. Ti adoro, puoi esserne certo, ma lascia che per qualche tempo diriga io le nostre faccende. Guai a quelli che cadranno nella mia rete. Io lavoro per far ricco e felice il mio cavaliere. Mio fratello ti darà notizie della tua Manon, ti dirà che essa ha pianto per essere stata costretta ad allontanarsi da te. Naturalmente, nello scrivere il romanzo, Dumas ha molto presente quello dell'abate Prévost di Manon. Ma a differenza dell'abate Prévost, l'unica vera analogia è il fatto di porsi al di fuori della storia, di raccontare la vicenda di qualcun altro, tralasciando quanto di autobiografico ci fosse in questa vicenda. Ma c'è una grossa differenza rispetto a Prévost. Non c'è quella sprezzatura, quel distacco. Forse la vicenda è troppo recente perché Dumas sia capace di lasciar perdere il livore con cui in qualche modo la ricorda. Fatto sta che il romanzo di Dumas ha un grado di realismo che è estremamente crudo, di una crudezza anche piuttosto inquietante. E certamente il ritratto di lei che ne esce non è un ritratto granché lusinghiero. È anche volgare nel suo modo di esprimersi, ha un comportamento che è ben oltre il licenzioso, che è fortemente provocatorio, materiale che in un romanzo ancora ci poteva stare, molto meno in un dramma teatrale. Perché un dramma teatrale? Perché il successo di questo romanzo è tale, c'è un passaparola, diciamo, nel bel mondo parigino, per cui non c'è personaggio che frequenti questo mondo che non abbia la sua copia. Dicevo, il passaparola è tale che da buon imprenditore di se stesso, Dumas decide di farne una versione teatrale, sicuro che una rappresentazione a Parigi avrebbe portato successi e denari. Sicché nel 1849, anno successivo alla pubblicazione del romanzo,
pubblica il dramma. Il dramma ha tante varianti rispetto al romanzo, oltre a quelle ovvie dovuto al fatto che il genere è tutt'altro. Certamente il linguaggio è molto edulcorato. Per esempio, la festa, quella che poi nell'opera di Verdi sarà l'apertura dell'opera, l'inizio del primo atto, è molto più dignitosa di quanto non fosse stata raccontata nel romanzo. Il linguaggio, questo linguaggio triviale che spesso troviamo in bocca a Margherita e ai suoi commensali, è decisamente edulcorato. E Margherita stessa è presentata come una figura molto meno volubile di quanto non fosse nel romanzo. Non solo, quell'episodio che vede lei, a Margherita e Armando vivere il loro sogno d'amore nella villa fuori Parigi, quello che in Verdi sarà il principio del secondo atto, vede impegnati in questa avventura soltanto i due amanti e non tutto il loro gruppo di amici che invece nel romanzo erano onnipresente e condividevano con loro questa vita smodata fuori dall'uso. Insomma, tutto è molto più contenuto. Le ragioni sono due sostanzialmente. Il primo, la censura. Certamente non avrebbe permesso certi eccessi e certe licenziosità. Dall'altro lato c'è anche il fatto che è passato un anno da quando Dumas ha scritto il romanzo e forse in quell'anno quella delusione d'amore in qualche modo è stata un po' lenita. Lui stesso forse inizia a guardarla con quel po' di distacco che certamente non aveva quando l'aveva scritto, essendo così fresca la fine della storia. La pièce teatrale in realtà non va subito in scena come Dumas avrebbe sperato. Lo scrittore deve attendere 3 anni, la prima era per vari problemi che non credo sia interessante, sui quali non credo sia interessante soffermarsi adesso. L'opera, il dramma, va in scena nel 1852. Ora, il pubblico che assiste alla rappresentazione di questo spettacolo c'è Giuseppe Verdi. Per inciso, visto che viviamo in un periodo in cui sembra siamo ritornati all'epoca di quando da piccoli ci spiegavano che Verdi era una specie di simbolo del risorgimento italiano, viva Verdi e tutta la retorica connessa. Verdi in quegli anni è molto a Parigi e quando nel 48 ci sono tutte le faccende legate all'indipendenza e le guerre e le battaglie e Francesco Maria Piave è sulle barricate, lui è a Parigi. E viene in Italia perché deve perfezionare l'acquisto di quella tenuta di Sant'Agata dove poi costruirà la villa che diventerà la sua residenza. Chiuso il piccolo inciso. Verdi è a Parigi e è molto interessato, segue tantissimo, legge tantissimo e segue tantissimo la vita teatrale parigina. Anche perché uno dei suoi problemi è sempre quello di trovare il soggetto giusto per un'opera. E uno aveva veramente l'obbligo di trovarlo, perché 2 anni prima, in seguito al successo di Rigoletto, che nel 1851 era stato rappresentato sempre al Teatro La Fenice di Venezia, il successo era stato tale da produrre una immediata nuova commissione e un nuovo contratto che Verdi firma col Teatro Veneziano a scatola chiusa, prima ancora di aver deciso quale sarebbe stato il soggetto. Infatti in quel periodo lui riceve tantissime lettere da parte dei rappresentanti del Teatro Veneziano che insistono per sapere quale sarà il soggetto del nuovo titolo che Verdi andrà componendo. In quegli anni, in realtà, poi, in quel periodo, Verdi sta lavorando come un pazzo, ha scritto tantissimo. Se andiamo a guardare il suo catalogo, tra il 47 e il 48, ha scritto parecchio e ogni scrittura e ogni successo ha prodotto nuove commissioni, ha diversi contratti da onorare, uno con il Teatro dell'Opera di Roma, per il quale ha coinvolto Camarano. Camarano in quel periodo sta scrivendo Il Trovatore, che infatti andrà in scena in quello stesso anno, nel 1853.
Al punto, nel momento in cui assiste a questo spettacolo, Verdi decide una volta per tutte che quel soggetto sarebbe stato un ottimo soggetto per l'opera che doveva scrivere per il teatro La Fenice di Venezia. E da quel momento in poi le cose si svolgono piuttosto rapidamente. Nell'estate del 52, Francesco Maria Piave, il librettista con cui ha collaborato di più, lo va a trovare a Sant'Agata, i due lavorano 5 giorni e mettono in piedi quella che loro stessi chiamano la sceneggiatura della famosa della nuova opera, cioè uno schema di come più o meno l'opera avrebbe dovuto essere organizzata. E quando parlo di schema parlo di una struttura, cioè della divisione del materiale drammatico in numeri musicali che sarebbero stati quelli che Verdi avrebbe composto. Struttura che insomma un abbozzo di quella struttura che poi sarebbe diventata quella che adesso abbiamo davanti ai nostri occhi. Una struttura molto compatta, molto densa, con pochi numeri musicali, che è frutto di quella ideale di concisione, di stringatezza che è proprio della drammaturgia verdiana di questi anni, non solo di questi anni, ma di Verdi in generale. 12 numeri musicali rispetto agli standard del tempo sono pochissimi. La composizione perdura nel periodo appunto che va dall'estate del 52 fino alla fine di quell'anno e mentre lavora e mentre compone, Verdi, che si sente spesso con Piave per sistemare i 1000 dettagli del lavoro che sta nascendo, ha anche molto da discutere con il teatro veneziano per quanto riguarda il problema del cast. Più volte si rivolge all'impresario del teatro veneziano dicendo che gli serve una prima donna di gran forza. Se noi pensiamo al personaggio di Violetta e cosa diventerà il personaggio di Violetta, se noi pensiamo al fatto che Violetta è un personaggio difficile e particolare perché esprime una vocalità ora lirica, ora drammatica, ora belcantistica, questa espressione soprano di gran forza è un'espressione curiosa. Insomma, trovare il cast giusto non è cosa facile. Verdi si batte molto per avere certi interpreti e a un certo punto è costretto a trovare dei compromessi e ad accettare dei compromessi tra quello che aveva in mente lui e quello che gli offre il teatro. Questa ricerca del cast giusto provoca anche dei ritardi, fatto sta che, benché prevista a gennaio, l'opera andrà in scena per la prima il 6 marzo del 1853, senza nessun successo. Subito dopo questo evento Verdi racconta e scrive quella famosa lettera che è scritta nel programma che avete in mano, e sarà il tempo a giudicare se la colpa di questo insuccesso è del compositore piuttosto che non dei cantanti. Tra l'altro, dettaglio, apro e chiudo un altro inciso. Proprio alla Fenice, in occasione di Rigoletto, Verdi aveva iniziato a stabilire con i teatri d'opera con i quali lavorava un nuovo modus operandi, che era quello che gli permetteva di avere un compenso molto minore sulla commissione, ma di avere percentuali molto maggiori sui futuri noleggi dei materiali dell'opera. Un compositore sarebbe diventato ricco quanto più l'opera fosse stata rappresentata. È a partire da quel momento che Verdi si preoccupa ancora di più di quanto già non facesse prima del cast, perché sa che il cast è il segreto perché un'opera abbia successo e dunque tante altre riprese.
Il fiasco che lui sicuramente attribuisce al cast della prima non viene riscattato, la fama sua è tale per cui altri teatri, Roma e Napoli in primis, sarebbero pronti a rimettere in scena la Traviata. Ma Verdi si rifiuta perché non ha il cast che vuole. La seconda edizione di Traviata andrà in scena sempre a Venezia l'anno successivo, con alcuni piccoli cambiamenti, le famose puntature che il compositore faceva per adattare la linea vocale ai nuovi interpreti che avrebbero interpretato il lavoro. E nel 54 l'opera, con un cast migliore, avrà un successo trionfale, inizierà lì quel suo corso e inizierà da quell'anno quella fortuna che la rende ancora oggi una delle opere più amate e più rappresentate di Verdi e diciamo pure dell'intera storia del teatro d'opera. È molto interessante che nel caso di Traviata abbiamo la fortuna di avere degli abbozzi del lavoro che Verdi stava facendo. È un documento, quello degli abbozzi della Traviata, preziosissimo perché ci permette di capire tante cose del Verdi, della poetica del Verdi di questi anni. In particolare vorrei mostrarvi un passo musicale che è un abbozzo del cantabile dell'aria di Violetta al termine, alla fine del primo atto. Ah, forse è lui. Noi tutti conosciamo questo pezzo di musica. Questo abbozzo è quello che Verdi scrive, è la prima cosa che Verdi scrive di quest'opera. Una volta che ha stabilito come dovranno essere organizzati i numeri musicali, cioè come la materia drammatica dovrà essere suddivisa in duetti, arie, concertati, eccetera, cori, eccetera, comincia la stesura e comincia da qua. Queste sono le prime note che Verdi ha scritto di Traviata. Scusate un'altra parentesi, un altro inciso, ma me ne sono proprio dimenticato. Verdi aveva offerto questo soggetto, aveva impegni con vari teatri, ma offre questo soggetto al Teatro di Venezia anche perché sa che la censura veneziana è quella più, diciamo, più permissiva, quella più, le cui maglie sono più lasche, diciamo così. E quando manda quella sceneggiatura, quell'abbozzo alla censura veneziana, l'unica cosa che gli viene imposto di cambiare è di modificare il titolo originario che lui aveva pensato era Amore e Morte. Non che poi il titolo definitivo preso poi dal testo di Boito sia il più bel titolo verdiano, a ben pensarci, però certamente preferibile a questo Amore e Morte, che è un tema che poi verrà ben altrimenti sviluppato come, nella sua, come tema centrale, diciamo, della drammaturgia di altri lavori in un 800 più, un po' più avanzato, insomma Tristano e Isotta del 1865, di più di 10 anni dopo. Ma con questo chiudo l'inciso. Torniamo a questo abbozzo. Questo abbozzo ci fa, ora qui io mi tolgo la soddisfazione di dire un giorno che ho cantato alla Scala. Questo abbozzo lo scrive senza avere ancora una parola da Piave e quindi canto le note. Si, do, si, sol, mi, mi, do, mi, si, la, si, do, mi, re, re, do, si, sol, fa, sol, la, si, si, mi, si, do, si, sol, mi, mi, do, mi, si, la, si, do, mi, re, re, do, si, sol, fa, sol, la, si, si, mi, sol, fa, sol, sol, la, si, do, si, si, la, si, do, re, mi, re, re, do, re, 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 do, re, 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 do, re, re, mi, fa. Sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re, do, si. Sol, fa, mi, fa, mi, re, do, re, do, si. La, si, do, si, la, si, do, si, la, si, do, si, si, si. La, sol, sol, fa, mi, re, do, do, si, re, do, si, do, si. Sol, mi, sol, do, si, si, sol, fa, mi. Come voi... Lo prendo come un assaggio di ironia da parte vostra. Naturalmente.
ho sempre pensato che ognuno debba fare il proprio di mestiere, perché siamo circondati da persone che ne fanno sempre un altro, ma questo è un altro dettaglio che lascio. La prima parte di questo pezzo è quasi identica, nella versione definitiva non c'è quella appoggiatura prima, non è si do, ma sarà tori, rori, rori. Ma la seconda parte, a parte un fatto armonico sul quale è inutile soffermarsi, qui è mi minore, sol maggiore, nella versione definitiva sarà mi minore, mi maggiore. E quindi quella transizione che c'è dal terzo sistema, lo indico con la freccetta, da qui fino a qui, quando inizia la seconda semifrase, diciamo, di questo periodo, è un po' diversa. Ma la differenza è ben nota, è ben chiara, da appunto nella seconda semifrase. La versione definitiva, la sappiamo tutti, sarà sol, fa, mi, fa, mi, re, si, do, la, si, la, sol, ta, ri, ra, ri, ti, ra, ri, ra, ri, ra, ri, ra. Tra l'altro, noi sempre diciamo, qui lei ricorda quello che si erano detti lei e Alfredo nel duetto precedente. In realtà, se questo è vero, che sono le prime note che ha scritto di Traviata, vuol dire che il tema d'amore del duetto, lui sapeva già che l'avrebbe usato nell'aria che lei canta dopo. Quindi nasce nell'aria per lei e non nel duetto d'amore. È un dettaglio non secondario. Ma perché questa variante? E questo ci fa capire qual era la tecnica, proprio la tecnica di lavoro di Verdi. Perché non aveva ancora le parole. E allora lì sa che lei deve dire qualche cosa d'amore e usa le parole, le prime che gli vengono in mente, che possono rievocare quella situazione. Gli vengono in mente le parole del Rigoletto: è il sol dell'anima, la vita è amore, che diventeranno quindi è il sol dell'anima, la vita amore. Ci sta perfettamente questo motivo con quelle parole. Quando riceve poi le parole di Piave, non ci sta più il motivo fatto così e diventerà quello che diventa. Però questo, quindi, noi diciamo sempre l'attenzione alla parola, eccetera. Sì, è vero, l'attenzione alla parola. Quando riceve il libretto di Piave cambia il motivo. Se in meglio in peggio, non è che sia brutto questo, eh. Tari rari imparam, piri rari imparim, pari rari, pari rari, eccetera. Tari rari rari. Però è vero, quindi, l'attenzione alle parole, ma che la frase sarebbe stata un periodo di quella lunghezza, formato da due semifrasi, con una transizione in mezzo, con quel tipo di schema metrico e ritmico, questo Verdi l'ha già deciso, cioè l'idea musicale viene prima. Perché lavora con Piave? Perché Piave non fa storie. Verdi gli dice: voglio quartine di endecasillabi, quartine di settenari, a rima baciata, a rima alternate, e Piave riempie di parole degli spazi, degli spazi che Verdi ha già stabilito, perché c'è già chiara l'idea musicale. Questo sì che è interessante, e questo ci spiega anche il perché della non eccelsa qualità letteraria dei suoi libretti. I suoi libretti sono perfetti dal punto di vista della funzionalità teatrale, rispondono a tutte le esigenze metriche, ritmiche, prosodiche, di intonazione di cui Verdi ha bisogno, e quindi funzionano perfettamente. Certo, non li leggiamo come caso letterario, non sono quelli di Da Ponte. Soltanto in futuro, quando non avrà più queste forme stabilite, non userà più queste forme stabilite, che poi sono quelle della tradizione, e quindi non scriverà più spazi precedenti da riempire di parole, ma anzi seguirà liberamente la sua musica, la parola stessa, allora sì che il libretto e le parole con cui avrà a che fare diventeranno importanti. E infatti, se noi guardiamo tutto l'ultimo Verdi, ha a che fare con testi di un certo peso. Shakespeare e il Shakespeare di Boito. A noi può piacere poco tanto il gusto
ma non c'è ombra del dubbio che dal punto di vista letterario la qualità dei libretti di Boito sia infinitamente superiore a quella di tutti i librettisti che aveva preceduto, ma perché a quel punto la parola era necessaria. E non per caso, se sceglie fuori dal mondo operistico, se sceglie uno scrittore, sceglie semplicemente Dante. Perché a parte i testi liturgici dello Stabat Mater e del Te Deum, mette in musica le laudi alla Vergine Maria, cioè quella meraviglia che è l'ultimo canto della commedia dantesca. Lì sì che il testo deve essere bello, perché la musica reagirà al testo e liberamente prenderà una forma libera, ma in quest'epoca in cui la musica ancora strutture in qualche modo canoniche, canonizzate, il cantabile, il tempo di mezzo, la cabaletta, a quel punto lì il testo è veramente strumento di un pensiero che nasce musicale. Quando sono stato invitato a parlare della Traviata, mi è stato chiesto se potevo mettere come titolo la Traviata come emblema del melodramma, insomma come intelechia del melodramma. E è stato questo motivo di una riflessione che mi ha portato a dire di no, per delle ragioni ben precise, la prima delle quali è il fatto che io sono molto d'accordo con Fedele D'Amico in quel saggio famosissimo e mirabile in cui spiega che l'opera non necessariamente la più bella, ma la più rappresentativa di Verdi e del suo mondo è Il Trovatore. Tant'è che fa quel famoso paragone con le sinfonie di Beethoven dicendo ognuno ha la sua preferita, però non c'è dubbio che la più rappresentativa del suo mondo sia la quinta. E dunque Il Trovatore è la quinta di Beethoven. Perché non la più rappresentativa? C'è forse la più popolare, forse la più amata, forse la più tante cose. Perché in realtà se noi ci addentriamo ora nella Traviata, nella sua struttura, nella sua organizzazione, ci accorgiamo che ci sono delle cose che cominciano un po' a cambiare, in cui questa fase sperimentale che i musicologi hanno deciso iniziare con i Vespri Siciliani, quindi dal 1855 in poi, forse per certi versi inizia già con Traviata. Il primo aspetto su cui vorrei soffermarmi un attimo è questo ritornello che si dice dopo i grandi temi storici, politici degli anni del 48, Verdi è interessato alla psicologia del personaggio. È vero, è assolutamente vero, però per evitare che siano parole vuote, cercherei di fare un esempio. Quanto è vero che la psicologia determina? È proprio l'aria di lei alla fine del primo atto. È un'aria, vediamo qui, dopo l'introduzione, tra l'altro sottolineo tra parentesi, in questa introduzione, che è un concertato iniziale, è contenuto il duetto. Il duetto non è un numero a sé, ma è parte del concertato iniziale. Un esempio questo di concisione molto eloquente. Poi ecco, scena e aria violetta. Ora, l'aria del tempo, la forma dell'aria, come nel Settecento l'aria tipica è fatta la forma col da capo, una sezione di contrasto e il ritorno alla prima sezione, l'aria ottocentesca è la cavatina. La cavatina è un tipo d'aria formata da due parti. La prima è il cantabile, espressivo, legato. La seconda è la cabaletta, ritmata, virtuosistica, belcantistica. Questa forma è il frutto un po' di un compromesso tra la vecchia aria col da capo aveva il pregio di mettere in luce nelle diverse sezioni e nella libertà che veniva data al cantante nella ripresa di mettere in luce tutte le sue qualità vocali. I compositori fermano questo processo. Il primo è Rossini, che scrive i da capo pieni di virtuosismi, ma virtuosismi decisi da lui e non più dal cantante e dal suo arbitrio. La forma della cavatina è una forma, la forma di cavatina è una forma d'aria che mette in luce prima il legato, l'espressività, la sinuosità della linea melodica, poi l'agilità, la forza, il ritmo nella cabaletta.
è in qualche modo un compromesso. In questo, anche dopo un'aria cantata in forma di cavatina, il cantante ha messo in luce tutte le sue qualità. Ma il problema di uno che fa teatro in musica è anche di dare una motivazione, un perché. E a tante volte, nelle prime cavatine che ascoltiamo, tante volte anche in Rossini, ma in Rossini il discorso è tutto diverso perché la situazione, il testo è tutto un pretesto per la musica e la musica è, vive quasi indipendentemente dal testo ed è meravigliosa. Verdi no, Verdi, la bellezza della musica di Verdi è quando si scopre quanto è necessaria quella situazione teatrale. A volte anche musica non bellissima in sé per sé, ma funzionale. Ora, come mai un personaggio che sta cantando un'aria melodica, espressiva, cantabile, sinuosa, a un certo punto cambia completamente registro e fa tutt'altro, bel cantistico, ritmato, pieno di agilità, di acrobazie? Come minimo è successo qualche cosa. E infatti i compositori introducono tra il cantabile e la cabaletta una parte intermedia che si chiama tempo di mezzo, che ha la stessa funzione che ha la scena o il vecchio recitativo prima, cioè di dare una motivazione al perché poi l'espressione sia diversa. Pensiamo a Rigoletto, inizio del secondo atto, il duca di Mantova in quella fase della sua esistenza è invaghito, è innamorato di Gilda, che tutti pensano essere l'amante di Rigoletto. E si alza di buon mattino e nel cantabile esprime tutto il languore del desiderio di averla lì con sé. Come sarebbe bello, quindi il sinuoso cantabile, languoroso. Irrompono gli uomini della corte che gli raccontano la bravata che hanno fatto la notte prima, con la complicità di Rigoletto, involontaria, l'hanno rapita, quella che loro ritengono essere la sua amante, e l'hanno condotta lì nel castello. È chiaro che la prospettiva del duca cambia completamente. Si è alzato dicendo oh, vorrei tanto, che scopre che è proprio lì, è lì vicino, in un passo l'ha già raggiunta, gonfia il petto e canta possente amor mi chiama, la cabaletta, sempre applauditissima, del tenore, e va a consumare il suo atto d'amore con Gilda. Adesso noi andiamo a vedere l'aria di, riascoltare in qualche modo l'aria di Violetta. La scena appena avuto luogo il duetto d'amore, stupore, la sorpresa, una cosa nuova che è successa nella vita di questa, qualcuno l'ha guardata come donna. La scena ci dà il perché di questo cantabile. Finalmente sentite cantato come si deve. Thank you.
per me. Delirio vano è questo. Questo popoloso deserto che appellano parete, che spero il mio, che fa del cielo, giù di volontà, di volontà, di volontà per scena ha dato vita a quel cantabile, il tempo di mezzo dà vita a questa cabaletta che dice l'esatto contrario. Prima lo stupore di una cosa nuova, meravigliosa che è successa nella vita, ora è il disincanto, sì, ma è impossibile. Sempre libera deggio, non una scelta, una costrizione, deggio folleggiare di gioia in gioia. E quindi questa espressione in cui la cabaletta è perfetta perché esprime anche quasi il grado di isteria con cui lei si rende conto dell'impossibilità di questo sogno. Ma qual è allora noi diciamo nuovi contenuti in una struttura formale che resta quella della tradizione? Sì, però c'è una grossa differenza rispetto all'esempio che si faceva prima di Rigoletto. Non è un fatto esterno, esteriore. Gli uomini della corte che avvisano che è successo quello che è successo, che cambia la prospettiva di lui. È un fatto tutto interiore. Quando si dice la psicologia, lo studio psicologico, questo è un esempio perfetto, credo. No, non sono io a doverlo dire. Ma insomma è un esempio perfetto di quello che veramente si intende per approfondimento psicologico, nuovi contenuti entro strutture formali che sono ancora quelle tradizionali. Altro dettaglio, non da poco. Qui ho interrotto su un pertichino. Sappiamo, il pertichino è quelle due o tre parole che dice un personaggio che non è quello impegnato in quel numero musicale. Quello che dice un secondo personaggio durante l'aria di un altro, il terzo durante un duetto, il quarto durante un terzetto e via dicendo, quello è un pertichino. Quando Don Elvira all'inizio di Don Giovanni fa la sua aria di furore per essere stata sedotta, abbandonata da Don Giovanni, che dice a Leporello, vediamo di consolare il suo tormento, così ne consolò 1800, dice Leporello. Questi sono due pertichini sull'aria di Don Elvira. Se si fa l'aria in sede antologica si possono anche togliere i pertichini. Ora, questo pertichino, che cos'è? È Alfredo che sta cantando, ricordando il tema del duetto che sono appena cantati prima? No, è prodotto della sua mente. Mentre lei dice a se stessa, sì, ma è impossibile folleggiare deggio, ecco il pertichino, ma il pertichino, Alfredo se n'è andato, non c'è. E lei però lo risente nella sua testa, quello che lui le ha detto nel momento prima. In questa regia, peraltro, perché poi c'è un nuovo pertichino nella ripresa, Alfredo addirittura entra in scena per cantarlo, uno dice, ma come, è andato, che errore. No, non è un errore. Lei immagina
E in qualche modo la scena rappresenta quello che lei vede dentro di sé e lei sente risuonare dentro di sé quelle parole. Dentro di sé sente risuonare lui, per cui compare anche in scena, nel senso che lei lo vede, anche se in realtà non c'è. Ecco. Però questo esempio che ho fatto ci dice cosa significa l'atteggiamento del sguardo psicologico, l'approfondimento psicologico nel rispetto delle convenzioni formali. Però La Traviata è anche un'opera in cui questo rispetto Verdi comincia a sentirlo molto stretto e comincia un po' a corrodere quell'impianto. Torniamo all'esempio della struttura. Guardate il secondo atto. Comincia con la scena e aria di Alfredo, il numero 4 della partitura. Numero 5, scena e duetto, è scena capitale, lungo, lungo dialogo tra lei e Germont. A proposito, così come l'aria ha la forma di cavatina che abbiamo appena detto, cantabile, tempo di mezzo, cabaletta, così il duetto ha, tradizionale, in quella fase della storia dell'opera italiana, il duetto è una sezione cantabile del primo personaggio, una sezione cantabile del secondo personaggio, una sezione di mezzo dialogata e una sezione finale in tempo rapido, che si chiama quindi anche per questo cabaletta del duetto, con le due voci insieme, spesso parallele. Ascoltiamo decine di duetti verdiani o donizettiani, prima di Traviata, sono così. Non abbiamo il tempo, ma se andiamo a guardare la struttura del duetto, quella scena che è il cuore drammatico dell'opera, tra Violetta e Germont, ci accorgiamo che ci sono 7 sezioni musicali, ciascuna connotata con una sua tonalità, con un suo tempo, con un suo ritmo. È in qualche modo la struttura del concertato, fatto in tante sezioni che si susseguono l'una con l'altra e caratterizzate ciascuna da una sua tonalità, da un suo tempo e da un suo ritmo, dentro l'impalcatura del duetto. Quindi questo è già un segnale di un premere dall'interno e di in qualche modo spaccare un po' questi argini. Ma quello che voglio sottolineare più ancora di questo è il fatto che arriva dopo. Numero 6. È un fatto sconvolgente e non c'è alcuna enfasi pletorica nel dire questo. La scena, come il vecchio recitativo settecentesco, nell'opera dell'epoca è, diciamo, la benzina dell'azione che dà alimento ai numeri musicali che seguono. La scena, abbiamo appena visto, ascoltato una scena che produce poi il cantabile, un'altra scena al tempo di mezzo che produce la cabaletta. La scena è un momento non strofico, non chiuso, non è un'aria, non è un qualche cosa che ha un inizio, un'arcata formale che si apre, si sviluppa e si chiude. La scena può essere recitativo, può essere arioso, è un momento in cui la musica fa molto spazio alla parola, perché che Violetta sia isterica quando canta la cabaletta, non abbiamo bisogno delle parole per capirlo, è la musica che ce lo dice. Ma perché lo è? È per la riflessione che ha fatto tra sé e sé prima, e quelle sì che sono importanti da capire. La scena è funzionale, produce il pezzo musicale, il numero musicale, aria, duetto, terzetto che sia, in cui si rappresenta quello stato d'animo, quella reazione emotiva che la scena ha provocato, oppure che è stato raccontato nella scena, o che è stato espresso come speranza o come timore per quanto riguarda il futuro. Scusate, ma per spiegarmi, negli Ugonotti di Meyerbeer, a un certo punto brucia il palazzo e lui canta un'aria di 7 minuti per esprimere il dolore e la rabbia per quella situazione, il re. 7 minuti. Ma perché? Perché l'azione è sospesa. Uno dice, no, se non fosse in un'ottica realistica è assurdo, uno non sta 7 minuti a dire, oddio, Dio, Gesù, brucia tutto. Scappa o cerca di spegnerlo.
Ma in quel momento l'azione è ferma, perché quello che è successo, quello che comunica che il palazzo è in fiamme, è materia della scena. A quel punto questa scena, questo fatto, questa azione, questo gesto ha provocato una reazione nell'aria, nel duetto, eccetera, che viene espressa, che può durare anche 14 minuti o 21, perché in quel momento l'azione è ferma. Siamo dentro il personaggio, il suo stato d'animo, ed è la musica che ce lo rappresenta. Torniamo al numero 6 della partitura di Traviata. Numero 6, scena, violetta, e basta. Non è scena e aria, non è scena e duetto, come vediamo negli altri numeri. È scena e basta. Vuol dire che il momento, diciamo, dell'azione in cui si delinea una qualche novità non è soltanto l'elemento, non è più l'elemento finalizzato a generare una reazione che si esprimerà nell'aria, nel duetto, eccetera, eccetera, ma è azione e reazione emotiva allo stesso tempo. Non c'è più il problema di separare la cosa che succede o che è successa o che accadrà, bene o che si spera o si teme accadrà, dalla reazione emotiva di questa cosa. Ma la reazione emotiva viene con la cosa in sé. In qualche modo è un modo per ritornare a quell'originaria identità tra parola e musica che era stata nel melodramma delle origini, con recitar cantando, quando non c'era alcuna separazione, mentre uno dice una cosa, la dice in un modo che è chiaro e comprensibile da un lato, ma anche pieno di espressività, di effetto dall'altro. Io la riascolterei questa scena, perché è davvero l'emblema dell'opera, anche perché contiene forse l'esempio più bello in tutto Verdi di quello che lui intendeva per parola scenica, cioè quell'espressione, quella formula, quella frase, quelle tre note che racchiudono in sé, hanno una tale pregnanza da racchiudere in sé tutto il senso dell'opera in cui sono inserite. Accettano una melodia. Clarinetto. Ma non è l'inizio di un pezzo strofe. Vendono il coraggio. È un segmento. È qualche cosa che è anche recitativo, arioso, che è libero, in senso formale. È infatti non prevedibile. Che fai? Nulla. Scrivevi? Sì, nulla. Quel turbamento? A chi scrivevi? A te. Dammi quel foglio. Però mi perdona, sono io preoccupato. Non sei mio padre. Lo vedeste? Ah no, se ve l'ho scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerà in vederti. Qui non mi sorprenda.
lasciar che m'allontani, tu lo calma, e niente su me mi getterò, ne esempio, onde vorrò, sarem felice, ma quanto? Perché piangi? Le lacrime avevo d'uoco, or son tranquilla, lo vedi che sorrivo, lo vedi or son tranquilla che sorrivo. Ecco qua comincia il numero successivo, che è la scena e aria di Germont. A proposito, Germont sono tre protagonisti, rispetto anche delle gerarchie, Violetta ha due pezzi solistici, Alfredo uno, Germont uno lo deve avere, a parte i duetti, ma uno lo deve avere e deve essere completo. Cioè un'aria, cioè cantabile, tempo di mezzo, cabaletta. C'è il piccolo problema che Verdi, questa cabaletta non ha veramente una motivazione, una vera motivazione per dare una cabaletta anche a Germont. E infatti, perché dico infatti? Perché se noi studiamo tutto il lavoro che Verdi ha fatto su Traviata, scopriamo che questa cabaletta l'ha riscritta 7 volte. Perché in realtà non trovava, non c'era la formula magica che gli desse una cabaletta che gli desse piena soddisfazione. Poi sicuramente c'è lo studioso che dice che in realtà sono versioni diverse perché nascono tutte come puntature per adattare la linea agli interpreti che di volta in volta hanno cantato, sostenuto la parte di Germont. Sicuro, però non è che tutti gli interpreti che hanno fatto Violetta, Verdi, Vivo hanno avuto le puntature e la linea cambiata, dovevano adattarsi loro alla linea di Violetta, quella Verdi non l'ha cambiata mai. E invece sta cabaletta 7 volte la riscrive, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Alla fine c'è quel non più udrai rimproveri che noi ascoltiamo, ma che sappiamo essere un pezzo che Verdi non amava. Lì ancora si vede che il peso della tradizione, della convenzione non se n'è liberato del tutto, ma in questo numero 6 è fondamentale perché è il nucleo di tanta parte della futura evoluzione verdiana. Verdi va verso l'abolizione del numero chiuso, delle forme chiuse, dei pezzi strofici, nel senso che la scena dal momento funzionale al pezzo strofico che segue diventa, e questo è il punto di partenza, diventa qualcosa di sempre più importante, di sempre più ampio. Arriviamo così infine a Otello e Falstaff, che sono, Otello in 4 atti, sono 4 grandi scene. Non che dentro non ci siano dei momenti in cui c'è tutto il peso su un personaggio, che però non farà più arie, farà monologhi, o su un dialogo, appunto, se sono due faranno dialoghi e non duetti. Nel senso che la scena diventerà sempre di più l'opera stessa, non un momento funzionale, ma la cosa. Il punto di partenza di questo lungo processo è proprio nella Traviata.
la prima opera in cui Verdi comincerà a rinunciare a qualche pezzo chiuso, a qualche segmento di pezzo chiuso, a fare delle arie senza cabalette, per esempio, o senza cantabile, a seconda del tipo di espressività di cui ha bisogno, è Simon Boccanegra. Non i Vespri Siciliani, perché ha altri problemi, deve misurarsi con altre tradizioni, con altre leggi, con altre convenzioni. Ma nel 57 viene alla luce la prima versione di Simon Boccanegra, nella quale questi aspetti che qua noi vediamo ancora faticosamente mantenuti dentro una struttura che potremmo dire tradizionale, cominciano a disegnare, a creare strutture nuove. Un processo che inizia appunto negli anni 50 e finisce negli anni 80. Gli ultimi passaggi significativi sono quelli di Don Carlo e Aida, due opere aperte in cui ogni tanto c'è il pezzo strofico, il contrario di quello che accadeva nelle opere di questo periodo. Sono già le 7:10. Un altro aspetto che vorrei sottolineare, anche questo con degli esempi, ma il tempo un po' stringe, è quello della concisione. Da questo punto di vista i due finali, il finale del secondo atto, cioè il concertato, il grande concertato, il finale ultimo, sono veramente dei pezzi esemplari, per come vengono anche lì rispettati tutti i codici, tutte le convenzioni, ma con una concisione, con una ristrettezza che fa di quest'opera davvero un esempio rabbioso di lucidità, nel senso di questa espressività tutta mantenuta entro gli argini dello stretto necessario. Ma questi pochi minuti che restano vorrei dedicarli a un'ultima riflessione che è un po' a margine, diciamo, della poetica, della tecnica musicale, che è un po' sul tema che Traviata mette in luce. Traviata che abbiamo già visto nel romanzo di Dumas, che diventa un personaggio molto più accettabile, molto meno scandaloso, molto più edulcorato nel dramma di Dumas, processo che continua con Verdi. In Verdi vediamo una Violetta quasi idealizzata, una Violetta piena di tratti nobili. Vediamo Violetta sì mantenuta, ma non necessariamente prostituta. Non c'è nulla che ci dica che sia una prostituta, sicuramente nulla nei termini in cui si dice esserlo nel dramma e ancor più nel romanzo. Ma il punto che vorrei sottolineare però è un altro: non si fa mai tanto caso a quello che da un punto di vista della drammaturgia pura sarebbe un errore. Cioè, Violetta muore perché è malata di tisi, e questa malattia c'è dal principio. Bellissima questa edizione che ho scelto per questi esempi musicali, in cui questo orologio, questo medico in scena dall'inizio alla fine, un memento mori continuo che ci dice che lei è destinata a quello. Però il nucleo della tragedia, l'atto di rinuncia che lei in qualche modo è costretta a compiere, dell'unica cosa bella e importante che sia successa nella vita, il nucleo della tragedia in sé per sé sarebbe risolto. Bene o male, in qualche modo, lui torna. Bene o male, in qualche modo, Germain si pente, o fa finta di pentirsi, insomma. È vero, si può dire che non sapesse che lei è sul punto di morte, magari non l'avrebbe fatto, però entriamo in un campo che è quello delle ipotesi. I fatti sono che lei muore tra le braccia del suo amato, perdonata e confortata da colui che più di tutti ha rappresentato il grande ostacolo alla sua felicità, e dice anche che muore in braccia familiari. Muore perché è malata. Allora, qual è il vero problema? Questo, da un punto di vista della meccanica teatrale, è un errore. Cioè, il nucleo una tragedia è tale quando il nucleo drammatico è la causa dell'epilogo tragico. Epilogo che qui in fondo non c'è.
non c'è se noi vediamo e leggiamo la storia alla luce della centralità del tema dell'amore. Ma anche non c'è se la leggiamo in un'ottica, quanti registi l'hanno fatto, neanche legata alla sfera, diciamo, affettiva del personaggio, ma quanti mettono in luce invece l'aspetto sociale, l'ipocrisia di questo mondo che ha le sue leggi, che sono tutta apparenza, ma che appunto in nome dell'apparenza costringe alle cose peggiori. Tra l'altro, oggi viviamo in un mondo un po' diverso da questo punto di vista, il che rende anche poi problematico l'attualizzazione della messa in scena di Traviata, che per altri versi però invece è raccomandabile, perché è l'unico caso in cui Verdi racconta una storia del suo tempo e non attinge al repertorio storico biblico del passato. Ora, qui il vero punto, credo che non si possa non concordare con Barthes, quando dice, parlando non di Verdi, di Dumas, ma da questo punto di vista non c'è differenza, che il mito centrale in quest'opera non è l'amore, ma è il tema del riconoscimento. Il riconoscimento, cioè, che la morale, più in generale il sistema dei valori dominante, che governa tra l'altro l'esercizio coniugale della sessualità, riceve da parte della stessa vittima, la quale in omaggio ad essi si allea ai suoi nemici e persecutori, fingendo di abbandonare l'amato e accettando anche, per rendere attendibile la finzione, di rendersi spregevole ai suoi occhi. Una paradossale solidarietà ideologica unisce il padre, che di quei valori è il depositario interprete ufficiale, fin troppo autoriconosciuto quando dice «è Dio che ispira o giovani te ideti un genitore», e la cortigiana che li vede attraverso la lente di una inappagata nostalgia e che solo nella parte può consentirsi di trasformare la disperazione in amarezza, notando che in contrapposto alla misericordia divina l'uomo, cioè la convenzione sociale, è implacabile. Quando subito dopo Violetta risponde a Germont, dite alla giovine, sì bella e pura, che avvi una vittima, un pezzo di una bellezza irraggiungibile, cioè nel regime delle ragioni socialmente sostenibili, la frustrazione assume invece l'aspetto positivo, l'infelicità personale si trasforma in matrice della felicità altrui e di rimando l'alterità medesima prende i contorni dell'identificazione, giacché ciò che si salva nell'altro è pure alienata l'aspirazione dell'io. Un'identificazione simile tornerà alla fine nella separazione definitiva con l'immagine della pudica vergine che Violetta si augura sarà la moglie di Alfredo. L'alleanza degli avversari è drammaturgicamente necessaria, giacché solo il loro silenzio contemporaneo e solidale può estromettere effettivamente Alfredo dalla relazione scandalosa. Colpisce invece che arrivi al punto di trasformarsi in solidarietà affettiva. Qual figlia mi abbracciate, dice lei a lui, al suo persecutore. È un esito dolorosamente ironico, giacché questa massima dichiarazione di vicinanza familiare si dà a prezzo della lontananza definitiva da Alfredo. In altre parole, Violetta è sottoposta a un esemplare double bind. Non ha altro modo di dimostrare che è degna di entrare nel mondo di Alfredo se non di rinunciare a entrare. Credo che questo sia il nucleo drammatico dell'opera, alla luce del quale tutti i conti, non soltanto i conti musicali che ho cercato in qualche modo di sintetizzare, ma anche i nodi drammatici vengono al pettine e dimostrando l'ennesimo esempio di una, non solo di essenzialità, efficacia, forza, profondità, ma anche di una profonda coerenza. Alla luce, sotto questa luce, veramente quello che parrebbe un errore, un banale errore, e Verdi non è drammaturgo in secondo piano, non è veramente tale, anzi è necessario. E credo che questa sia la conclusione con la quale credo sia bello congedarsi, ringraziando naturalmente della grande attenzione e augurando un immenso in bocca al lupo
agli artefici di questo spettacolo e speriamo tutti che sia una bella, indimenticabile traviata con cui iniziare a vivere una nuova stagione d'opera. Grazie.